In questo breve video illustrerò alcuni contenuti del corso Fare grammatica con il modello valenziale. La grammatica valenziale è un modello e, come tutti i modelli scientifici, ha come oggetto un oggetto di interesse, nel nostro caso la descrizione della struttura della frase. È un modello perché spiega la struttura della frase, il metodo invece è il modo in cui si agisce con e sull'oggetto. È un modello intuitivo, economico, potente, traducibile in schemi grafici. È stato elaborato nel secolo scorso da Lucien Ternier, un linguista francese, che intuì la differenza tra ordine lineare e ordine strutturale della frase. Utilizzò delle metafore per far comprendere meglio i concetti base della sua teoria. Per esempio, paragonò il verbo a un elemento chimico, perché in questo modo riuscì a spiegare come i verbi siano dotati di una propria valenza, come gli elementi chimici, cioè della capacità di entrare in combinazione con gli elementi linguistici della lingua e legarli a sé per formare una frase. Paragonò poi la frase a un piccolo dramma che il verbo mette in scena quando chiama a sé gli altri elementi linguistici per esprimere il suo significato. Utilizzò degli stemmi grafici per evidenziare la centralità del verbo e la gerarchia tra il verbo e le altre parti della frase. Ai nostri giorni, in Italia, il professor Sabatini e altri linguisti hanno ripreso, approfondito e arricchito gli studi di Tenier, e in particolare il professor Sabatini ha ideato dei grafici radiali, cioè dei grafici organizzati con ovali concentrici per rappresentare la struttura della frase, utilizzando dei codici grafici, dei colori e una specifica terminologia. Per esempio, in questo modo può essere visibile come un verbo che non ha necessità di altri elementi costituisce da solo una frase. Oppure può aver bisogno di un solo elemento, oppure di due con l'aiuto di una preposizione, di tre elementi, che chiameremo argomenti, oppure di quattro argomenti. Quindi, in questo modo, si evidenzia come il verbo è motore della frase, genera intorno a sé la struttura della frase, ci permette di spiegare questa struttura. Possiamo dire che il verbo è dotato di valenza, cioè della capacità di chiamare a sé gli elementi indispensabili per costruire la frase. Questa valenza risiede nel suo significato. E in base alla loro valenza, i verbi li possiamo classificare e suddividere in cinque classi: zero valenti, monovalenti, bivalenti, trivalenti e tetravalenti. Quindi possiamo constatare come questi schemi risultino di grande efficacia perché rendono molto chiara la centralità del verbo, l'azione ordinante del verbo e il diverso rapporto che esiste tra gli argomenti e il verbo. Lo studio della grammatica diventa così decisamente interessante perché si tratta di scoprire come funziona la lingua che possediamo e usiamo. Approfondiremo questi e altri temi riferiti alla grammatica valenziale durante il corso Fare grammatica con il modello valenziale.